Il lockdown ha portato anche a una cosa che non era mai successa per necessità, cioè la chiusura delle chiese, la sospensione di tutte le funzioni, in particolare anche dei riti funebri, che in questo periodo è stato molto doloroso. Siccome la parola d'ordine è cercare di prevenire e l'emergenza non è finita, potrebbe anche ritornare. Ecco, da questa l'esperienza che avete vissuto, cosa vi ha insegnato e cosa state programmando di fare, l'eventualità che ci fosse ancora un inasprirsi della pandemia? Ma stiamo tanto ascoltando tutto il dolore inespresso e quindi la vicinanza che si può attuare anche telefonicamente, come è accaduto nei mesi del lockdown, con degli strumenti tecnologici, ma soprattutto riprendere i fili della comunità. Tutto ciò avviene in maniera un po' a macchia di leopardo, perché rispecchia la storia anche delle relazioni, del tipo di tessuto sociale, la città è diversa dai paesi. Stiamo però imparando a non aver fretta, non vogliamo ripristinare una normalità, ma ricostruirla avendo imparato questa lezione. E la lezione più grande, direi, è quella di non presumere, di essere umili e di non scoraggiarci, quindi di mantenere anche lo sguardo fisso sul cuore della nostra fede. Per noi la morte non ha l'ultima parola. Quindi va celebrata perché la speranza, la certezza di un amore che è più forte della morte illumini anche il dolore più grande. Proprio quest'oggi abbiamo ricordato alla Clinica San Camillo un caro amico, il dottor Marchi, e con lui religiosi e altri familiari del personale. E si percepiva che il dolore è troppo grande per non portare frutto. E qui da credente metto al centro questa certezza. Quando il dolore è veramente grande, Dio non ci ha abbandonato, ma ci dà un'opportunità di portare frutti impensati. E noi dobbiamo sintonizzarci con questa lunghezza d'onda.